Ben ritrovati a questo spazio con la politica di telebs.it. Siamo con due ospiti che fanno parte del gruppo che fa capo alla candidatura a sindaco di Vito Torrente per Mazara del Vallo in occasione delle amministrative comunali del 2014 che si terranno il 25 maggio. Siamo con Giuseppe Morello, imprenditore Salve. che fa parte della lista Libera Intesa. Salve. E con Martina Ferreri, studentessa della lista Insieme si può. Buonasera. Entrambe le liste fanno parte della coalizione delle cinque liste che sostengono la candidatura di Vito Torrente. Allora, Giuseppe, perché hai deciso di candidarti e soprattutto perché hai deciso di appoggiare Vito Torrente? Guarda, io ho avuto il piacere di far parte della famiglia di Paolo Giacalone. Paolo Giacalone è un cittadino mazzarese che ha avuto la sua vita spesa nel mondo della marineria. Sinceramente, con il suo incontro, con la sua entrata in famiglia, ho avuto anche il piacere, diciamo piacere, di conoscere le problematiche della Marina. Con queste problematiche, giustamente si sa, bisogna attenuarsi e affrontarle. Un personaggio, un soggetto politico che ci è stato molto vicino è stato Vito Torrente. Vito Torrente, anche se noi sappiamo bene che negli ultimi anni non è stato presente nella politica, però è stato in prima persona presente nei problemi che ha avuto la marineria. È stato vicino a queste persone che, sinceramente, abituati ad andare con i pescherecci locali, abituati ad andare a lavorare, adesso che questa possibilità non ce l'hanno più, giustamente cercano il loro punto di riferimento. Per loro è stato solo, esclusivamente, Vito Torrente. Grazie anche a Paolo Giacalone che si sta spendendo tra l'altro tanto per queste persone, agevolandole in tante maniere. Però se non dobbiamo dare il merito soltanto a lui, lo dobbiamo dare anche a Vito Torrente che è stato capace di trovare le chiavi dove andare a bussare per agevolare queste persone. Martina, perché hai deciso di candidarti e soprattutto perché la scelta di appoggiare Vito Torrente? Allora, la scelta di candidarmi al Consiglio Comunale nasce dalla voglia di invitare i giovani a partecipare alla politica e di fare ognuno la propria parte. C'è un distacco da notare che è molto allarmante tra politica e società e nuove generazioni e penso che la politica debba iniziare a fare un salto di qualità e ritrovare un po' di dignità. E ho deciso di appoggiare Vito Torrente perché lui non ha bandiere alle spalle politiche e quindi ha deciso di portare avanti cinque liste civiche e i 150 candidati che sono per lo più volti nuovi e giovani. Torniamo da Giuseppe Morello. Nel vostro programma si parla tanto di riqualificazione. Che cos'è per te la riqualificazione e come la porteresti avanti tu una volta consigliere? Sinceramente, per me la parola riqualificazione, parliamo di una parola che per adesso in questa città è una parola importantissima. Cioè, dobbiamo essere chiari, e la città ha bisogno di essere riqualificata. Ogni settore ha la sua. Perché se noi prendiamo il settore, partendo dalla pesca da dove eravamo iniziati, che è un settore che tra l'altro è stato un grande polmone per la nostra città, come la pesca, come l'artigianato, come l'agricoltura. Però in primis la pesca perché tra che eravamo la prima flotta in Italia e sinceramente non è da poco, bisogna riqualificare tutto, da renderlo di nuovo attivo, che è stato passivo nell'ultimo periodo. L'artigianato, che da non sottovalutare, che è stato tra l'altro un altro polmone importante per questa città. Quando parliamo di riqualificare, parliamo di riqualificare i quartieri,
parliamo di riqualificare strade, parliamo di riqualificare scuole, stiamo parlando di progetti che sinceramente, che se noi mettiamo in atto con una riqualificazione, mettiamo in atto anche l'economia, che per adesso è un incremento per tanti giovani che non hanno la possibilità di andare a lavorare. Con questa, riqualificando tutti questi settori, si incrementa anche il lavoro, che sinceramente io ho 28 anni e mi trovo in una fascia d'età dove io sinceramente potrei dare il massimo, e per adesso come me ci sono tanti giovani che sono in questa situazione, ci sono tanti giovani che per adesso non hanno un posto di lavoro. Noi non possiamo sinceramente garantire lavoro, però se già ci partiamo con dei progetti validi, dei progetti che hanno una base concreta, significa incrementare l'economia. E io che ad esempio tratto di imprenditoria edile, invece di curarmeli io da solo i lavori, assumo del personale, e come l'assumo io, l'assumono tante altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. Cioè, stiamo parlando che noi di un progetto che la città tra l'altro ne ha di bisogno, perché se noi riqualifichiamo delle strade dove sappiamo tutti e vediamo tutti che è piena di buche, i marciapiedi hanno i mattoni che sono tra l'altro la maggior parte da riqualificare, questi interventi portano manodopera, questi interventi portano lavoro, questi interventi portano giovani di nuovo a riattivarsi nella propria città, crescere insieme. Come diceva poco fa Martina, noi siamo i 150 candidati con Vito Torrente, siamo 5 liste, ma se noi andiamo a visionare benissimamente tutti e 150 candidati, la maggior parte siamo giovani, abbiamo creduto in lui per questo, perché se noi abbiamo un candidato sindaco che innanzitutto ci sta vicino, e non da candidato politico, in questo caso a sindaco, però da persona che tra l'altro, che se tu ci stai a contatto sembra che stai parlando con tuo papà, con tuo zio, con un amico, cioè è pronto lui a mettersi in prima persona davanti a noi giovani con il nostro appoggio, con le nostre idee, perché sinceramente le sta ascoltando tutte, le sta valutando. E sinceramente è un progetto che ha il suo valore, perché ha un progetto che sviluppa dell'economia, per noi giovani è un progetto che è valido. Chiarissimo. Martina, se non dovessi arrivare in consiglio comunale, cosa cambieresti nel tuo percorso politico? Allora, onestamente so che la campagna elettorale è dura e difficile. Io mi trovo in una lista fortissima, ma a me piacciono le sfide e quindi sono giovane e grintosa, pronta a tutto. E la cosa importante è che il mio pensiero è stato sempre dall'inizio positivo e quindi penso che insieme a Vito Torrente ce la facciamo. E poi dico un'altra cosa, che anche se non dovessi farcela, e io sarò, arriverà Vito Torrente, l'amministrazione di Vito Torrente, e io sarò sempre al suo fianco, perché Vito Torrente, ricordiamoci, che accoglierà e ascolterà tutti, qualsiasi cittadino, indipendentemente se è consigliere comunale o meno. Allora, adesso facciamo un ultimo appello ai nostri spettatori per convincerli a votare per voi. Cosa direste a coloro che dovrebbero votare Peppe Morello, ma soprattutto Vito Torrente? Certo, io l'appello che faccio ai cittadini di questa città dove abito è di fare la scelta che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo deciso di candidarci per portare il progetto di Vito avanti. I cittadini devono fare altrettanto per portarlo anche loro, perché sinceramente abbiamo da fare con una persona che è concreta, una persona che è reale, una persona che ha voglia di fare, ed è quello che abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno noi di una persona che magari
bravo nel parlare. Abbiamo bisogno di una persona che ha sondato tantissimo nel nostro territorio ed è bravo a fare. Una persona che sa sviluppare. Bene, torniamo da Martina. Fai un ultimo appello ai nostri spettatori per convincerli a votare Martina Ferreri e Vito Torrente. Io, collegandomi al discorso di Giuseppe, dico che bisogna scegliere l'umiltà, che forse ne abbiamo bisogno nella nostra città. E dico che la cosa migliore è il giorno 25 e segnare, mettere una croce sul sindaco Vito Torrente e mettere una croce su Insieme Si Può e scrivere Ferreri, perché insieme possiamo. Bene, dunque ringraziamo i nostri ospiti Martina Ferreri e Giuseppe Morello, ai quali rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo in vista delle prossime elezioni. Ricordiamo, Giuseppe Morello fa parte della lista Libera Intesa e Martina Ferreri della lista Insieme Si Può, entrambe nella coalizione che fa capo alla candidatura a sindaco di Vito Torrente per Mazara del Vallo in vista delle prossime elezioni comunali del 25 maggio 2014. Bene, è tutto, ringraziamo i nostri spettatori e arrivederci alla prossima. Arrivederci.